Eccoci qua ragazzi, sesto giorno, il giorno dopo dell'arrivo a Capo Nord. La situazione è questa stamattina, quindi molto buona per ora. In teoria oggi non dovrei trovare brutto tempo per il mio percorso, almeno, cioè non dovrei trovare pioggia, che così non direi che bel tempo, però ecco, non dovrei trovare pioggia. Anzi, sulla costa norvegese forse dovrei trovare anche qualche sprazzo di sole, speriamo. Adesso si parte, viene destinazione, comincerò a fare un po' di costa norvegese, vedremo fino a quando e quanto. Oggi sicuramente fino a metà costa ci arrivo, poi vediamo un po' il da farsi. Cioè oggi no, metà, oggi arriverò a Skibbonton, quella zona lì. In pratica penso inizieranno a vedersi qualche fiordo, qualche cosa, e spero di riuscire a montare la telecamera. Comunque adesso si parte e ci vediamo dopo. Comunque ieri è stata una grande emozione arrivare su a Nordkap con quel tempo ostico, davvero una liberazione è stata arrivare su. Un po' qua, meno male, ero a 13 km, quindi poi il tempo si è un po' andato a migliorarsi, quindi proprio al momento che sono arrivato su c'era quella nebbia fitta, vento, acqua forte, acqua non forte, però quell'acqua che ti dà fastidio col freddo. È stato veramente duro, però ragazzi ce l'ho fatta finalmente dopo anni e anni, e niente, adesso ci aspetta la lunga strada verso casa. Adesso spero, penso in una decina di giorni, forse neanche, di essere a casa. Dovevo essere a casa per sabato prossimo, oggi siamo a giovedì, quindi sono giovedì, venerdì, e fino giovedì, venerdì, sabato, domenica, e fino poi sabato prossimo, quindi sono quasi una decina di giorni per fare questi 4.000 chilometri che ci separano da casa. Oggi previsione circa 400-800 km, 400-500 km, e niente, si parte ragazzi. Ieri ragazzi, col brutto tempo, non mi ero accorto di quanto era bello sto posto, davvero fantastico, eh? Sono tante.
Wow, belle. Ragazzi, dovrei passare, eh. Figa quante. Sotto il mare, qua a North Cap, fatto anche ieri. Si sente, ragazzi, in pratica queste sono tutte, diciamo, palafitte, porta stoccafisso. Infatti in inverno qua dovrebbe essere tutto pieno di stoccafissi.
Guardate qua ragazzi, che spettacolo, fiordi qua, peccato che non ci sia il sole, sennò sarebbe magnifico davvero, bello bello bello. E tutti gli insediamenti storici qua, bello, isolette, spettacolo. Vediamo se qua ce lo possono fare, ci possono dare una mano, non so se non vogliono, però non hanno tempo magari o non sono capaci, boh. Vabbè, non ci saranno in giro le officine qua, no? Uno c'ha la moto che fa, boh, vabbè. Finalmente, tanti problemi, ma il sole ogni tanto ti rallegra le giornate. Vabbè, prenderemo questo problema come tanti altri e andremo avanti. Il mio meccanico di fiducia, ovvero Mazzola, Mazzola Moto, mi ha rincuorato, mi ha detto che comunque sarà un po' più morbida, però una, intanto che regge, però guarda qua che spettacolo ragazzi, che spettacolo, wow, mamma mia. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Eccoci ragazzi, arrivati in campeggio. La moto è là, il campeggio è lì. Ora mi riposo, ho bisogno di riposo, riflettere, riposare, perché è davvero giornata dura. Oggi che è andato tutto bene a livello di meteo, guardate qua che spettacolo, posto fantastico. Ha iniziato a darmi problemi la moto, problemi. Si è rotto, come avete capito, il paraolio, esce un po' di olio dalla forcella. Niente, telefonato al meccanico, mi ha detto di star tranquillo, quindi stiamo tranquilli. Tanto così bisogna andare avanti, vado avanti. Ormai o vado avanti o a casa non ci torno, quindi bisogna andare avanti. Cercherò di allungare ancora un pochino le tratte, almeno fino, diciamo, la costa, la parte sud della Norvegia, quindi farò tutta la costa. Ho calcolato di fare ancora un 3 tappe per arrivare a sud della Norvegia, prendere poi il traghetto per la Danimarca e mancheranno poi gli ultimi 1600 km tra Danimarca, Germania e poi dritti verso casa. E niente, quindi le cose non vanno mai dritte come dovrebbero, ci sono sempre problemi. D'altronde un po' c'è il rammarico che comunque ho portato la moto a far sistemare prima di partire, anche perché non parto, cerco di partire sempre con le cose tutte a posto, tutte preparate. Avevo portato, fatto fare pignone, catena,
corona, ho fatto cambiare le gomme, anche se non ce n'era bisogno delle gomme, però le ho cambiate, poi quando torno rimonto le altre. Quindi sono partito abbastanza tranquillo sotto quell'aspetto, però ecco, quello che non doveva accadere è accaduto. Sicuramente non vado sereno, anche se mi hanno detto di star tranquillo. Sereno, sereno non si va mai, però vabbè, la moto va, oggi è andata molto bene, 600 km li abbiamo fatti molto bene, quindi finché il tempo regge è comunque davvero spettacolare, le strade qua sono bellissime e niente, ci vediamo domani, ciao ragazzi.